Se devo dire cos'è per me la poesia, allora dico che è presenza, anima, essenza, è il linguaggio della natura, ossimoro che cura, sguardo che evolve, parola che assolve. Sono commosso di presentarvi oggi un ospite straordinario, anzi straordinaria. Lei preferisce che la presento semplicemente con il suo nome. Lei è non vedente, si chiama Angelica Ruocco ed è qui oggi con noi per raccontarci qualcosa di speciale. Signori, signore, amiche e amici della farmacia della poesia, diamo il benvenuto ad Angelica Ruocco. Un solo soldo rosso, l'oro puro di un lingotto, foglia gialla rinsecchita, o verde foresta infinita, quale mai sarà il valore che darà la tua anima alla mia? Farmacia della poesia. C'è un'insolita magia, ti cerca lungo la via, mollica cade da tovaglia, cuore di formica paglia, generosa e molto grata, il fato l'ha trovata. La tua anima fatata, poesia ha risvegliata, dietro le tue angosce, adesso riconosce la tua diversità, dentro la fragilità, la penna e il calamaio, la formica e il formicaio, mentre ti commuovi, la forza tua ritrovi. Ciao Angelica! Ciao! Benvenuta nella nostra farmacia della poesia! Grazie a te! Senti, intanto davvero ti volevo ringraziare perché il tuo contatto è arrivato da Andrea Grasso, che anche lui è stato intervistato da noi, e di fatto quando ha dovuto suggerire il suo nome ha suggerito te. Ok. Intanto mi commuove questa tua disponibilità spontanea, perché pensavo, se io fossi al buio dovessi fidarmi di qualcuno che non conosco, che non ho mai conosciuto, per fare un'intervista dove mi espongo, e comunque mi richiederebbe del coraggio. E allora ti volevo subito chiedere che cos'è per te il coraggio. Innanzitutto ti ringrazio per avermi dato questa possibilità, perché comunque sono sempre esperienze, è un modo anche per confrontarsi con gli altri. Il coraggio cos'è? Il coraggio è una parola abbastanza complessa perché può assumere varie sfaccettature. E in questo caso il coraggio è sicuramente affidarsi agli altri, affidarsi alla società, sperando che la società non ti categorizzi, che non sia sempre lì ad avere quel pregiudizio. Quindi il coraggio è anche mettersi in gioco e mettersi nelle mani degli altri. Cos'è il pregiudizio, Angelica? Il pregiudizio, il significato alla fine è giudicare prima comunque conoscere, ma lo stesso pregiudizio ti preclude la possibilità di fare nuove esperienze, di conoscere, perché si ha paura. Quindi il pregiudizio in un certo senso può essere la paura di conoscere.
E che cos'è invece la fiducia? La fiducia è appunto il fatto di affidarsi o comunque di fidarsi di qualcuno e non è sempre semplice, soprattutto in questa società dove bisogna sempre stare sul chi va là, sempre in un certo senso guardarsi le spalle, però la fiducia a volte viene naturale. In alcuni di noi il fidarsi cioè, fa parte di noi, non se ne può fare a meno. Com'è che tu scegli di fidarti di qualcuno o di non fidarti? Qual è il segnale interno che segui? Purtroppo semplicemente a pelle, decidi di fidarti o di non fidarti, ma comunque il fatto anche di non vedere a volte ti devi semplicemente fidare, punto. Perché non vedi lo sguardo, non sai l'espressione del viso e quindi non ti può portare a dire: mi vuole fregare, mi vuole prendere in giro. Ti devi semplicemente fidare e successivamente valutare. Ti è mai capitato di capire con certezza che di quella persona ti puoi fidare? Sì, è capitato. E a volte, per quanto una persona magari possa fare una buona impressione, ti accorgi che in realtà non è così. Secondo te, chi è come te non vedente ha dei superpoteri? No, siamo semplicemente delle persone normali. Infatti mi rattrista il fatto che la società, in un certo senso, ci vede come vulnerabili, come quelli da proteggere, come però nello stesso momento ci mette lì all'angolino e ci crede: ah, hanno i superpoteri, però non possono stare insieme a noi. Quindi c'è un contrasto, perché da una parte si pensa una cosa e dall'altra se ne pensa un'altra. E il mezzo è sempre vuoto. E tu come vivi questa condizione? Ah, io sono una persona che comunque con le esperienze mi hanno fatto sicuramente crescere, mi hanno fatto, diciamo, mi hanno maturato in un certo senso. E ogni giorno so che mi devo svegliare e lottare contro i pregiudizi, farmi un piccolo spazio nella società. Però, nonostante ciò, io vivo una vita normale, faccio le cose normali come tutti gli altri, vado in palestra, vado a fare shopping, viaggio. Vado nei locali, tutto quello che si può fare, diciamo, una persona normale. Infatti mi spiace quando sento: ah, poverini, non possono fare quello. Perché? Forse i limiti ce li pone la società. Tu hai qualche passione particolare? A me piace tanto viaggiare, a parte leggere, fare shopping, però la cosa che adoro è viaggiare. Viaggiare perché mi permette di scoprire posti nuovi, culture e soprattutto confrontarmi con nuove mentalità. Cos'è che ti appassiona in questo confronto? Come adesso, in fondo, ti stai confrontando con uno sconosciuto, Sì. con un programma strano che si occupa della farmacia, della poesia. Qual è lo stimolo? Che cosa senti dentro che come dire, che ti dà quell'input di voler fare ogni volta quella nuova esperienza? Sicuramente il confronto, il dialogo, capire cosa può portare quelle persone
a comportarsi in un determinato modo o a credere in delle cose. E il confronto è, secondo me, sulla base di tutto. Senza il dialogo, non si può fare nulla. È un modo per arricchirsi. Sì, sia per arricchire me e io, se posso dare qualcosa, appunto, arricchire anche gli altri. Ma in cosa crede Angelica Ruocco? Credo che fondamentalmente la gente è buona, che comunque siamo, per quanto sia impossibile pensarlo in questa società, ma ci basiamo su dei principi sani. Poi c'è chi viene meno, c'è chi viene più, però secondo me siamo guidati tutti da delle convinzioni, da speranze, da tanti fattori che poi ci portano comunque a idealizzare delle cose. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno è sicuramente quello di avere una società dove non ci siano dei pregiudizi, non ci sia le etichette, il disabile o diversamente abile, il nero, il bianco, il musulmano, dove comunque ci sia una parità. E sicuramente dove il diverso, se così lo possiamo chiamare, può dare qualcosa alla società, contribuire attivamente nella società. E tu, se avessi una bacchetta magica e potessi, come dire, cancellare dalla società il pregiudizio e lo riuscissi a fare con un solo colpo di bacchetta, come lo elimineresti? Facendo capire che anche la persona che in realtà può essere diversa, considerata inferiore, può contribuire in maniera molto importante nella società, facendo vedere che comunque nessuno è diverso, nessuno è inferiore e che sostanzialmente siamo tutti uguali e c'è chi può dare di più e chi può dare di meno. Ma in ogni modo ciascuno può dare qualcosa. Tu Certo. cosa senti di dare? Quale contributo senti di apportare che ti appartiene, che senti che è qualcosa di tuo, che è innegabilmente un modo attraverso cui ti doni alla società, all'umanità? Sicuramente il mettersi in gioco, la forza comunque di combattere nonostante, diciamo, tutti i vari ostacoli che si possono incontrare durante la giornata, però sicuramente la forza di volontà e il mettersi in gioco. C'è un evento in cui hai affrontato un pregiudizio che ti faceva male e hai vinto? Ah, purtroppo sì, mi ha dato tantissimo nella ricerca di casa a Bologna. Io ero convinta che Bologna fosse così bella, fosse così aperta mentalmente, ma in realtà nel momento in cui mi sono messa alla ricerca di casa ho trovato dei pregiudizi assurdi, come posso dire, delle giustificazioni che non esistevano. E quindi lì ho dovuto impormi ogni giorno, far valere la mia condizione, spiegare in un certo senso che sono una persona normale e alla fine ci sono riuscita, però solo l'idea di dover ricercare casa mi prende male. Certo.
Certo. Sai, Angelica, questo programma si chiama La farmacia della poesia perché a un certo punto durante la conversazione, senza essere richiesta, ma comunque arriva una poesia dedicata alla persona che viene intervistata. Ok. E adesso è arrivata, sta arrivando la tua. Oh, grazie. Sei pronta? E Sì. allora vediamo che dice. Quale mai sarà il valore che darà la tua anima alla mia, farmacia della poesia? Angelica cara, tu sai come renderla meno amara. Hai capito che per rendere una pietanza saporita, il sale lo aggiungi con le tue dita. Hai capito che l'arte culinaria che rende materia dall'aria è una arte segreta e speciale che nasce da tutto ciò che nel tuo cuore vale. Ecco perché con la tua forza di volontà tu sai donarti ciò che la vita già ti dà, ma è un necessario aggiungere per poter congiungere tutto quello che è importante con la poetica di Dante. Cioè, è vero che la vita ha la sua poesia, ma per tradurla nella nostra via è necessario a volte e altre volte anche spesso agevolarlo questo processo. E tu hai questa grande dote, questa capacità straordinaria e vera che rende ogni tua azione profondamente sincera. Beato chi ti è amico. Chi ti è amica, perché in te trova una persona speciale e pudica, che davvero è qualcuno di cui ci si può fidare, tu che giorno per giorno sperimenti l'arte di amare. Grazie, belle, belle parole. E sono contento di aver potuto contribuire a questa tua bellezza interiore, che insomma a volte la parola riesce a darle, come dire, come se istruisse il colore Sì. a brillare, no? Sì. E il colore istruisce la parola a uscire. E quindi è un'opportunità straordinaria potersi incontrare, conoscere. Io in fondo faccio questo programma per lo stesso motivo tuo. Ah, ok. Perché ogni volta un incontro nuovo porta qualcosa in più, è un modo di crescere, di evolvere. Infatti, per questo dicevo il dialogo è importante, perché tramite il dialogo uno può conoscere, può sapere, quindi è importante tantissimo. Senti, se tu potessi adesso avere l'opportunità di parlare a tutta la popolazione del mondo, io diciamo mandassi questo video in Mondovisione, un po' più di Sanremo, va, Wow. e avessi proprio un minuto per poter lanciare il tuo messaggio all'umanità, allora io ti annuncerei, signori e signore, bambini e bambine, anziani e anziane, pianti, piante e alberi, erbette e fiorellini, ascoltate, udite, udite,
Angelica Ruocco sta per dire qualcosa. Al mio via parlerà. 3, 2, 1, via! Godetevi la vita, è una sola. La superficialità a volte per alcuni può sembrare inutile, soprattutto in determinate occasioni, ma la superficialità in realtà non sa nessuno cos'è. Quindi qualsiasi cosa che sentiamo, che vogliamo fare, facciamola, perché come dicevo la vita è una, va vissuta, va goduta e ciò che non si fa si ha semplicemente il rimorso di non averla fatto. Grandiosa Angelica Ruocco, la ringraziamo, è stato bellissimo poterla ascoltare e vogliamo insomma mandarvi un bacio. Ciao! Farmacia della poesia, la penna il calamaio, la formica il formicaio, mentre ti commuovi, la forza tua ritrovi, la penna il calamaio, la formica il formicaio, mentre ti commuovi, la forza tua ritrovi. La tua anima alla mia, farmacia della poesia. Quale mai sarà il valore che darà la tua anima alla mia, farmacia della poesia. Quale mai sarà il valore che darà la tua anima alla mia, farmacia della poesia. Quale mai sarà il valore che darà la tua anima alla mia, farmacia